Ciao, sono Stefano. Il filmato che vedrete tra poco riguarda la pesca a mosca dei sailfish in Costa Rica, più precisamente in una località che si chiama Quepos, che è situata al sud dello stato stesso del Costa Rica, ai confini con Panama. Il Costa Rica confina a sud con Panama e a nord con il Nicaragua. È stato realizzato questo filmato nel gennaio del 2005. Non c'è nessuna velleità da parte mia di dover insegnare qualcosa a qualcuno. Cioè, questo filmato è stato realizzato per poter affrontare il viaggio con dei rudimenti, con dei piccoli suggerimenti per poter prevenire tutti quegli inconvenienti che dovessero succedere. Prima di passare alla visione del filmato stesso, sarà necessario che vi faccia un'esposizione di tutta l'attrezzatura necessaria e tutti quei rudimenti, quelle tecniche di pesca che potrete rendere vostre nell'affrontare questo viaggio. Passiamo a mostrarvi quelle che sono le canne da pesca che io posso consigliarvi per affrontare un viaggio di questo tipo. E tutte dovranno essere non inferiori alla coda 12. Preferisco canne che come portata siano della coda 14, in quanto vi permettono sia di lanciare comodamente degli oggetti di questo tipo che hanno una certa consistenza e sia di recuperare con più facilità un pesce, perché sapete benissimo che lasciare che il pesce trascini voi non fa altro che aumentare la possibilità di slamatura. Un altro oggetto che io vado a consigliare è questa, che è una cintura da combattimento, che ci può servire sicuramente per non creare dei lividi e per permettere la maggiore facilità di recupero. Un'altra cosa molto importante che avete visto è la doppia impugnatura, che serve sicuramente per non stressare la mano nella fase del recupero. Ecco, quindi diciamo mai una canna inferiore al 12, ma possibilmente una canna che come coda porti il 14 o la 15. I mulinelli dovranno avere un'ampia capacità di backing, come minimo un 500 metri, in quanto il sailfish durante la sua fuga vi estrae sicuramente non meno di 200 metri, ma i 500 metri risultano necessari in quanto durante questo tipo di azione di pesca potreste incontrare anche un marlin. Un marlin sicuramente, se riuscite agganciarlo, vi estrarranno meno di 400-500 metri talvolta di backing, per cui diciamo è meglio prevenire che non perdere un pesce di quella portata. Personalmente io vado ad utilizzare due tipi di mulinello. Questo, che è un modello della Billy Pate Marlin con caratteristica anti-reverse. Cosa vuol dire anti-reverse? Cioè, quando il pesce praticamente estrae il backing, se vedete, la manovella non gira, per cui diciamo in fase di pesca sicuramente non vi provoca delle ferite alle mani. Vedete, questo parte e la leva rimane ferma. Oltre a questi tipi di mulinello possiamo averne anche alcuni che hanno caratteristiche diverse, cioè come quello di non avere l'anti-reverse. Questo è un altro tipo di mulinello, è un mulinello della Orvis modello Vortex, il modello più grande come grandezza, perché porta la coda dalla 13 alla 14, ha una bobina molto ampia, per cui diciamo la fase di recupero è facilitata. Questo però, a differenza di quello, non è anti-reverse, anche se in verità esiste il modello anti-reverse di questo. Quindi quando il pesce estrae, vedete, il backing, la bobina gira, e gira anche portando con sé questa leva, l'impugnatura stessa. Quindi attenzione quando andiamo ad afferrare, ad recuperare un pesce, perché potremmo essere feriti. Quindi diciamo è una cosa soggettiva l'utilizzo del mulinello anti-reverse piuttosto che no. Tantissimi utilizzano il mulinello normale, però attenzione nella fase di recupero.
Le code che andremo a utilizzare dovranno essere rapportate alla canna. Io personalmente uso delle code del numero 14, del tipo decentrato e di colore giallo. Il colore non ha nessuna attinenza, mettete pure quello che vi piace, perché tanto in commercio ce ne sono di tutti i tipi, celesti, rosse, eccetera. Non è così importante, però importante è che siano decentrate, in modo che diano quella spinta in più per poter lanciare degli artificiali che sono senz'altro voluminosi. Per quanto riguarda gli artificiali, potremmo utilizzarne di due tipi: le tube fly, che sono queste, e non contengono all'interno, vedete, nessun tipo di ramo, cioè verrà inserito il nostro, diciamo, nylon all'interno con gli ami attaccati autonomamente. Io le preferisco di molto a quelle con gli ami, vedete? Queste sono quelle con gli ami già inserite. Perché le preferisco di molto? Perché l'artificiale costruito con gli ami, dopo un attacco dove si danneggia e quindi dobbiamo praticamente buttare via il nostro artificiale, si danneggia sia l'amo o l'artificiale stesso. Mentre invece qui, quando il pesce abbocca, per inerzia il nostro artificiale va a allontanarsi dal pesce, per cui l'unica cosa che potremmo danneggiare sono gli ami, e possiamo in ogni modo sostituirli quando crediamo, perché l'amo danneggiato, lo sappiamo, ha un costo irrisorio contro un artificiale che si è comprato, uno di questo tipo, arriva anche a costare una trentina di dollari. Questo è il morsetto, dove avviene praticamente la fase costruttiva. Ce ne sono di tanti tipi, non staremo qui a spiegare il morsetto stesso, perché tutti ormai lo conoscono. I colori invece che io vado a utilizzare in questi artificiali sono l'azzurro e il bianco, e il fucsia e il bianco. Tantissimi utilizzano altri tipi di colori, ma personalmente, per mia esperienza, ho visto che questi sono i più catturanti. Non ho nella mia scatola altri colori, solamente questi. Come vi dicevo, gli ami devono essere sempre montati in coppia. Ne possiamo trovare in commercio già di formati così, con cavo d'acciaio, oppure praticamente possiamo costruire noi altri il nostro tandem sul nylon che andremo, come vi avevo detto prima, vedete, tanto per farvi capire. Questi vengono inseriti all'interno delle nostre mosche. E rimangono così. L'amo che si dovrà utilizzare non dovrà essere inferiore a un 5/0 o un 6/0, perché la bocca dei nostri pesci è molto importante e grande. Il finale invece che io vado ad utilizzare, senza nessuna velleità di dover fare qualche record del mondo, parte da un 50 libbre, poi ha uno spezzone di 30 libbre e infine, che però è sempre quello collegato agli ami, un rassicurante 120 libbre, perché il nostro amico con il rostro non vada a tagliarcelo. Oltre a ciò, dovremo ritornare un attimo sul discorso del backing. Il backing dovrà avere una caratteristica di libraggio non inferiore al carico di rottura minimo del nostro finale. Quindi, se parliamo di un 20-30 libbre di finale, certamente dovremo parlare di un backing non inferiore ai 50, altrimenti il pesce, quando e se dovrà rompere,
romperà il backing stesso, portandovi via coda, portandovi via tutto. Quindi è necessario che il backing sia di una portata superiore al finale stesso. Quindi io uso, come vi torno a dire, un 20-30 libre e un 50 libre di backing. Per quanto concerne la vera e propria tecnica di pesca, vi spiego come vedo. Allora, ovviamente si esce con una barca con caratteristiche offshore, perché diciamo, la pesca può essere attuata da qualche miglio fino a quanta e passa miglia dalla costa. Vengono trainate dei teaser o dei pesci morti, rigorosamente senza amo, per richiamare il pesce. Una volta che il pesce va ad attaccare questi diciamo pesci morti o teaser, come li vogliamo definire, il marinaio o diciamo i membri dell'equipaggio devono magistralmente recuperarli senza che il nostro vela vada ad inghiottire questo pesce morto, cioè devono stuzzicarlo quel tanto per avvicinarlo alla barca e permettere al pescatore di lanciare verso il pesce stesso. Il lancio dovrà essere molto preciso, perché altrimenti il pesce non vede l'artificiale e cerca nella direzione di recupero del teaser stesso. Gli artificiali, come abbiamo visto prima, sono di questa portata, vanno lanciati per l'appunto quasi sul muso del pesce. Si inizia a fare immediatamente un recupero non appena il nostro artificiale ha toccato l'acqua, e cercando di animarlo il più possibile affinché il sailfish, già eccitato dai teaser che sono stati ritratti in barca, vada ad attaccarlo. Dovete fare attenzione che quando ci sarà l'attacco di ritardare di qualche secondo la ferrata. Se riuscite, dovete praticamente aspettare che il pesce stesso, una volta che ha attaccato l'artificiale, si giri, perché tutti fanno questo movimento, e dovete sicuramente tirare dalla parte opposta alla direzione del pesce. Cioè, se il pesce ha attaccato e gira di qua, voi dovete cercare di farlo in questa direzione. Allora avrete grosse possibilità di riuscita nell'aggancio. È conveniente fare una ferrata del tipo quella quando andiamo per tarpon, cioè prima con la coda e poi successivamente con la canna. Vi faccio vedere, che forse rendiamo di più l'idea. Cioè, quando abbiamo la canna in mano, noi dovremo prima tirare la coda per l'aggancio e poi fare questo movimento con la canna. A quel punto l'avrete agganciato e a quel punto vedrete cosa succede nel filmato.
I love you so well.